Ciao a tutti. Allora, vi faccio un breve aggiornamento di questa quarta visita che sto facendo appunto presso le strutture sanitarie del nostro paese. Oggi siamo in Campania, sono venuta a Napoli. Ho voluto visitare il più grosso pronto soccorso della città di Napoli. L'avevo già visto in realtà, però diciamo questa volta lo volevo vedere con l'effetto sorpresa. E ho trovato un pronto soccorso con degli operatori, e questo lo voglio dire subito per prima cosa, eccezionali: medici, infermieri, operatori sociosanitari che lavorano in condizioni complicatissime, complicatissime perché c'è veramente un afflusso enorme di pazienti e di cittadini. Un afflusso enorme dovuto al fatto che purtroppo la programmazione che doveva essere fatta a livello regionale è stata fatta in maniera sconsiderata, sono state chiuse tutta una serie di strutture per cui adesso si ammassano molti, molti cittadini che prima affluivano ad altre strutture, tutte lì, tutte al Cardarelli, e con una rianimazione che ha 22 posti, ma che è piccola per esempio per tutto questo afflusso di persone, per cui non riesce a soddisfare tutte le esigenze, così come i posti letto dell'ospedale che non sono sufficienti, per cui spesso i pazienti stazionano più tempo dentro l'ospedale perché non ci sono sufficienti posti letto nelle strutture, sia del Cardarelli stesso che nelle strutture vicine. Insomma, una situazione veramente complicata. Abbiamo trovato un'altissima qualità nel personale sanitario, una cosa che mi ha fatto molto piacere è trovare anche un ottimo livello standard di pulizia, e questo soprattutto dopo aver visitato qualche giorno fa l'Umberto I a Roma, dove invece al pronto soccorso abbiamo trovato una situazione di pulizia molto molto grave, a dispetto di quello che poi hanno detto chi non c'era mai stato in quel pronto soccorso.